State ascoltando SBS Italian. Jazz Italian Style, la storia del jazz italiano, a cura di Marco Lucchi, con la consulenza di Marco Giorgi e Mirko Guerrini. Prende il via oggi una nuova serie dedicata al jazz italiano. E ne parliamo con Marco Giorgi, giornalista, scrittore, critico musicale ed esperto di jazz. Marco, cominciamo con una domanda che forse può sembrare ovvia, una breve definizione di jazz. Cos'è il jazz? Beh, etimologicamente è discussa ancora l'origine della parola jazz. Quello che si sa di certo è che nel 1913, il 6 marzo, la parola jazz, anzi l'espressione ragtime and jazz, apparve sul giornale di San Francisco, The Bulletin, con riferimento a una partita di baseball. Il termine jazz indicava che la partita era stata animata, entusiasmante. Studi etimologici invece sembrano più correttamente dimostrare che la parola jazz avesse un significato osceno e volgare. Era un termine utilizzato soprattutto negli ambienti musicali delle orchestrine a Chicago e New Orleans tra il 1915 e il 1916. Di qui, per traslazione, questa parola volgare e oscena andò a indicare un certo tipo di genere musicale. E a questo punto ci trasferiamo in Italia, perché questo è il tema della nostra serie. Quando nasce e quando approda il jazz in Italia? Una prima testimonianza del jazz in Italia e in Europa è quello della serie di concerti tenuta da Jim Rees Europe, che approdò in Francia nel 1919 e poi arrivò anche in Italia e tenne dei concerti anche in Italia. Il primo italiano a eseguire, a esibirsi con un'orchestra jazz fu Vittorio Spina, che nel 1917 si unì a Roma alla band del sergente dei Marines, un tale Griffith, che suonò il banjo alla YMCA di via Francesco Crispi a Roma. Successivamente, fino agli anni 30, si cominciarono a formare quasi spontaneamente, amatorialmente, delle band, soprattutto a Milano, e diciamo il pioniere, il padre del jazz italiano è il milanese Arturo Agazzi, soprannominato Mirador, ed ebbe un grandissimo successo. Naturalmente quello in Italia era un periodo politicamente molto particolare, c'era il regime fascista, due volti, perché da una parte il regime scoraggiava l'ascolto del jazz, considerato una musica eseguita da una razza inferiore, la razza nera. Eppure il figlio del duce, Romano Mussolini, è diventato uno dei migliori pianisti italiani. Eh sì, è uno dei classici controsensi italiani. Dobbiamo però fare una piccola distinzione. Il regime non fu avverso sin dall'inizio al jazz, anzi, il jazz che arrivò in Italia era il cosiddetto jazz straight, cioè un jazz di matrice bianca, in cui gli strumenti esponevano il tema e poi il tema veniva ripetuto con variazione dai vari strumenti. Era, diciamo, un antesignano dello swing, quindi musica destinata ad essere fruita nelle sale da ballo, quindi musica ritmata ma ballabile. Quindi c'era una fortissima differenza rispetto al jazz cosiddetto hot, che era il jazz di New Orleans, diciamo il jazz di Louis Armstrong, il jazz suonato e non ballato. Diciamo che il regime incominciò ad essere avverso al jazz quando iniziò l'avventura coloniale, con l'invasione, l'attacco all'Eritrea e all'Abissinia, si scatenarono delle sanzioni economiche contro l'Italia e di conseguenza tutto ciò che veniva dall'estero incominciò ad essere vissuto con sospetto. Ma questo non scoraggiò i musicisti italiani che, come il pubblico italiano, erano innamorati
del jazz e di quel tipo di jazz. Facciamo soltanto il nome di un grande direttore d'orchestra che è stato il padre del grande jazz italiano, Pippo Barzizza, che dirigeva il famoso trio Lescano, questo trio di tre sorelle olandesi, altro paradosso italiano, le tre sorelle erano ebree, che erano sulla cresta dell'onda ed erano per lungo tempo furono assolutamente intoccabili dal regime per l'amore che gli italiani avevano nei loro confronti. Nel 1935 Louis Armstrong si esibì a Milano in un concerto, anzi in due concerti, poi fu costretto a interrompere la tournée perché aveva un problema al labbro che gli sanguinava. E quella fu l'unica esibizione di un artista neoamericano, oltre a Sidney Pesce, che si tenne in Italia prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente, diciamo attorno al 1936, fu fatto una sorta di ostracismo nei confronti del jazz e avvennero quelle cose che oggi ci sembrano un po' ridicole, l'italianizzazione dei nomi, Louis Armstrong divenne Luigi Fortebraccio, Stardust divenne Polvere di Stelle, St. Louis Blues divenne Le Tristezze di San Luigi. Si cambiavano i nomi, si italianizzavano, venivano mutate le cose, ma la musica era sempre lo stesso. Tant'è vero che Pippo Barzizza e tanti altri direttori d'orchestra dell'EIAR, che era la radio italiana, andavano in America o si facevano arrivare gli spartiti dell'orchestra di Fletcher Henderson, un grande del jazz americano, ricordiamo che fu lui a mutare il ritmo da due quarti a quattro quarti, aprendo una strada di espressione al jazz. Dicevamo che prendevano questi arrangiamenti esteri, li annacquavano leggermente per evitare le asperità e le sincopi più dure del ritmo, mettevano un testo della canzone in italiano e le affidavano molto spesso al trio Lescano per il successo. I nostri nonni hanno ascoltato queste canzoni inconsapevoli di ascoltare degli standard americani. Ancora nel 1942, Where or When fu affidata al trio Lescano e cantata con il titolo di Dove e Quando. Prima di concludere la prima puntata, Marco, dobbiamo ricordare che il jazz è poi arrivato in maniera ufficiale con i soldati americani dopo la liberazione dell'Italia. Sì, è arrivato con loro e con i famosi dischi infrangibili V-Disc, i Victory Disc, cioè i dischi che venivano affidati alle truppe combattenti e attraverso i quali l'Italia conobbe non soltanto la musica jazz, ma anche la musica classica, i grandi direttori d'orchestra. Erano dischi infrangibili a 78 giri che venivano addirittura scambiati con vino in cambio di dischi, venivano utilizzati per ballare e il jazz attraverso questi dischi della vittoria approdò e attecchì in Italia. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.